soprattutto da magari dai giornalisti, dalle televisioni, che è detto fuori è arrivata qualche secondo, ma abbiamo pensato di non ritardare ulteriormente l'avvio di questo incontro, perché ci sono tante cose da fare e tante cose interessanti da ascoltare. Allora, benvenuto a tutti, mi fa molto piacere che ci siano tante persone, tanti studenti, tanti colleghi oggi presenti, non solo per ascoltare quello che Amartya Sen ci racconterà più tardi, ma anche per raccontare il contesto, le novità che questa giornata propone proprio per il tipo di ricerca che Kakoska ha realizzato in collaborazione con l'Union Camera, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia. No? Una ricerca che ha tentato di costruire una serie di indicatori per misurare il benessere italiano, delle regioni italiane, non basandosi soltanto sul PIL, ma basandosi appunto su altri indicatori che potessero descrivere in modo più efficace la dinamica economica, sociale, ambientale delle regioni italiane. Un lavoro molto interessante che adesso ci verrà raccontato e poi con Amartya Sen parleremo di questo, parleremo di altre cose. Ovviamente il lavoro si ispira alla lezione che viene da Amartya Sen e ai risultati della commissione per il presidente, la commissione Sen P2C Stiglitz, che aveva lanciato questo progetto e che noi abbiamo adottato e grazie appunto alle collaborazioni menzionate abbiamo anche realizzato. Quindi il piacere di essere, l'onore di essere oggi è nostro di avere una grande personalità, ma di avere la possibilità di presentarvi dei risultati interessanti che potrebbero essere poi fonte di ulteriori analisi, ricerche, studi, tesi di laurea, insomma è un terreno sul quale erano molto aperte e sul quale potranno crescere molte altre analisi e ricerche. Non porto via ulteriore tempo perché avrei tante cose da dire, le diremo mano a mano, passerò la parola immediatamente all'assessore Carrarè, che oggi rappresenta il Comune di Venezia, il sindaco non è potuto venire, c'è cioè un esequio del Cardinale Cè, deceduto ieri proprio in contemporanea, ma molto gradita la presenza dell'assessore Lei, anche perché è colei che più di tutti ha seguito questo progetto, perché ha a che fare appunto con le sue deleghe, e la ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, io ringrazio ovviamente il Rettore e non vi nascondo che è una grande emozione oggi essere qui e dare il benvenuto al professor Amartya Sen a nome del Sindaco e della Città di Venezia. Io ringrazio il Rettore e tutto il mondo camerale per questa opportunità che abbiamo oggi di dialogare sulla necessità proprio di coniugare l'etica all'economia. Per il raggiungimento di forme di sviluppo diverse, ecosostenibili, capaci di superare quelli che sono attualmente la povertà e le disuguaglianze che ancora oggi riscontriamo nel mondo. E credo quindi che la presenza di questa importante personalità, di questo premio Nobel, ci possa aiutare a riscoprire ciò che è venuto meno in questi anni. Non stiamo vivendo una crisi che tocca aspetti economico-finanziari, ma una situazione che ha visto il venir meno proprio della centralità dell'essere umano. Nell'aspetto dei suoi bisogni, dei diritti che ha nella società. Ed ecco perché è importante dialogare oggi su questi aspetti, perché ritengo che questo confronto con Amartya Sen ci possa aiutare a ricalibrare anche i nostri modelli economici. Quindi grazie agli organizzatori e buon lavoro a tutti. Mi muoverei rapidamente sui contenuti, in modo da avere il quadro della ricerca realizzata, i risultati principali e poi appunto la commenteremo assieme al professor Sen. Quindi do la parola immediatamente a Roberto Costa, che è il segretario generale della Camera di Commercio di Venezia, che ci dà qui il professor Sen.
riproduce il lavoro fatto, ci racconta il quadro generale e poi andremo più nel dettaglio del risultato del lavoro. Roberto. Grazie professor Gandaro, grazie a tutti voi di essere qui, in particolar modo al professor Sen per avervi accolto l'invito di essere qui con noi a Venezia dopo la prima esperienza del 2010 che ricordavamo anche prima in conferenza stampa. Oggi noi abbiamo il compito di aggiornare quello che abbiamo fatto in tutti questi anni e di ripresentarlo e di spiegare nuovamente, più velocemente dell'altra volta ovviamente, delle altre volte, alcuni obiettivi del progetto. Io partirei proprio da qui prima di introdurre le slide. Ed è proprio la filosofia con cui siamo partiti nel 2009. Ed è una frase scritta nel 2009, ma tanto vera oggi, quando si diceva: oggi il vivere quotidiano riguarda anche un nuovo ordine dell'economia che non può non passare per un criterio di equità intergenerazionale e di sostenibilità anche a favore delle future generazioni e che obbliga a guardare oltre e misurare l'effettivo benessere qualitativo sociale al fine di produrre politiche mirate allo sviluppo armonico dei sistemi economici. Essere in un'aula universitaria a parlare di queste cose credo ne sia un emblema. Noi nel 2009, quando siamo partiti con il progetto, ed è questa la prima slide che andiamo a proiettare, abbiamo messo in relazione, volevamo mettere in relazione il PIL e il benessere. E dicevamo che la qualità della vita non è soltanto il PIL. Ci sono valutazioni che non sono soltanto economiche, l'ambiente, la società, la salute, la sostenibilità. Soprattutto partivamo da un'analisi di renderci conto che lo sviluppo economico davvero dipende da più fattori ed è necessario individuarne un panel da gestire armonicamente con delle politiche economiche che permettano lo sviluppo dei territori e delle nazioni. Quindi noi siamo partiti dicendo sì, il PIL è un indicatore importante, ce ne sono molti altri per misurare il benessere e siamo andati ad individuare degli altri indicatori che poi vedremo, individuando anche sulla base appunto della commissione Sen-Fitoussi-Stiglitz 8 dimensioni chiave, 8 categorie, che sono state adattate alle esigenze dei diversi territori. Questo progetto, che come si ricordava prima, muove da Unione Camera del Veneto, Camera di Commercio di Venezia e Ca' Foscari, ha un obiettivo, che è quello che dicevo prima, ma soprattutto ha un obiettivo aggiuntivo, vorrei dire, che è quello di iniziare a dialogare sempre di più su quali possono essere i nuovi fattori di competitività di un territorio, quali possono essere le nuove chiavi di volta di un territorio. Quando parlo per territorio parto da un presupposto che questo modello è un modello applicabile ad una città, ad una provincia, ad una regione, ad uno Stato. Non è un territorio più o meno esteso e non è neanche una gara tra territori nella nostra idea, ma è come si può sviluppare armonicamente un insieme di persone che coabitano in un'area. Quindi l'andare oltre il PIL aveva e ha l'idea di revisionare la misurazione tradizionale del benessere, andando ad individuare dei nuovi indicatori appunto per queste scelte strategiche. In quasi 5 anni di percorso abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro, abbiamo fatto diverse interviste, abbiamo fatto il primo evento proprio con Martiglia Sen il 24 maggio del 2010. Ma io significo 3 punti di svolta del progetto. Uno nel 2011, dove ci siamo interrogati come si può valutare il progresso in tempo di crisi. Uno alla fine del 2013 sulla geografia del benessere, introducendo un concetto importante in questo momento nel nostro paese, che è quello delle città metropolitane. E oggi, perché non è un punto di chiusura assolutamente, è un punto di snodo e di ripartenza, soprattutto perché, lo diciamo con orgoglio, non solo siamo qui oggi di nuovo con la Martiglia Sen, ma perché sono iniziate alcune disseminazioni sui territori e che riguardano i cittadini comuni, gli imprenditori. Non è più soltanto un progetto che sta nelle aule dell'università
E noi ci auguriamo che dopo oggi esca ancora di più, non perché le aule dell'università non vadano bene, ma perché questo qui è un progetto che deve far interrogare tutti i territori. Le frasi del progetto sono diverse, c'è un framework concettuale nell'ottica della sostenibilità con quattro pilastri che sono articolati in otto dimensioni. Necessari questi per meglio comprendere la realtà. Poi sono stati selezionati degli indicatori economici, qualcuno potrà dire ne avremmo pensati altri, ne avremmo pensati diversi. In realtà qui c'è una questione scientifica che questi indicatori permettevano di avere dei dati significativi per l'analisi del progetto. Ed è da qui che è nata questa scelta da parte del gruppo di lavoro. Riferimento degli indicatori rispetto ad obiettivi e standard, preferenze dei decisori e degli stakeholder e ovviamente un metodo di calcolo. Per arrivare poi a una slide su cui mi soffermo brevemente, che è il framework concettuale, perché il primo punto che voi vedete è l'indice unico di benessere. In realtà l'obiettivo del progetto non è quello di individuare un indice che si sostituisca al PIL, non è questo. Poi gioco forza si può arrivare con degli algoritmi ad individuare un indice unico di benessere. Ma a noi interessa molto la parte che sta sotto, la parte dei pilastri e la parte delle dimensioni. Perché è l'analisi dei pilastri e delle dimensioni che ci permette a noi di fornire dei dati a chi poi deve decidere, a chi poi svolge delle politiche economiche, a chi poi queste le influenza e a chi può dire un qualche cosa. Perché l'obiettivo del progetto è quello di andare ad analizzare il benessere diffuso. Quindi lo strumento si va a caratterizzare per diverse valenze: un database a livello territoriale, una possibilità di confronto tra unità territoriali omogenee, la costruzione di indicatori aggregati. Ma da oggi parte una nuova fase del progetto, che è quello che noi dobbiamo aggiungere, l'ho chiamato una fase di programmazione strategica del futuro, che guardi alla competitività dei territori. Prima il professor Sen in conferenza stampa, bonariamente ma neanche troppo e per certi aspetti giustamente, tirava le orecchie all'Unione Europea su alcune politiche. Dobbiamo pensare anche alle politiche locali e da quali sono i fattori di sviluppo, e su questo non possiamo transigere né enti pubblici né politica dall'ascoltare chi è l'agente principale dello sviluppo economico, che è l'impresa, che è l'imprenditore, da cui tutto muove, da cui tutto parte. Poi abbiamo fatto una fase di normalizzazione per rendere confrontabili gli indicatori e per una maggiore comparabilità tra di loro, in particolare la trasformazione del valore campionato in una scala comune, l'individuazione di benchmark internazionali e nazionali, ma anche sul valore dell'indicatore lo abbiamo rapportato al valore del benchmark, ottenendo quindi una valutazione delle performance oggettiva ed indipendente dai dati, ma soprattutto confrontabile, che permettesse il confronto dei dati, un confronto omogeneo. Perché nel confronto omogeneo ci sta un segreto che probabilmente il nostro paese dovrà imparare sempre di più, che è quello di passare dall'epoca dei comuni e dei campanilismi all'epoca di confrontarsi su quali sono le best practice veramente per armonizzare il benessere e lo sviluppo delle aree. Da qui ci siamo spostati alla elicitazione con un algoritmo di calcolo per aggregare gli indicatori normalizzati, scegliendo come metodologia, anche per ricavare i pesi, la domanda poteva essere quanto pesa di più una dimensione rispetto ad un'altra, le decisioni di un gruppo, nominal group technique, con tutti i membri che hanno influenzato e deciso queste decisioni, in modo da avere una decisione condivisa ma quanto più mai oggettiva. Poi c'è stata l'aggregazione per arrivare all'indicatore composito. C'è poi tutta una parte dove noi abbiamo considerato che cosa serva per misurare il benessere. Però io passerei, per esigenze di tempo,
alla parte finale delle nostre slide, che è quella che va ad illustrare proprio quali sono i pilastri, i domini, i sottodomini, i nodi e gli indicatori. L'indicatore composito si muove dalla sostenibilità, che punta a tre indicatori, che sono l'economia, la società e l'ambiente, e l'indicatore composito poi ha anche l'indicatore della salute. A sua volta l'indicatore dell'economia mira al benessere materiale, al lavoro, la società mira all'istruzione, alla sicurezza, all'uso del tempo, ai rapporti personali e sociali. Poi abbiamo la parte dell'ambiente e della salute. È un progetto in progress, ne potremmo aggiungere degli altri, non è detto che siano gli unici questi qui, soprattutto sui sottodomini, sui nodi e sugli indicatori potrebbero anche variare nel corso del tempo, perché ci potrebbero essere indicatori più o meno importanti nel paniere e nel panel che noi andiamo ad inserire. E da questa struttura che vedete molto articolata, con un lavoro certosino di raccolta di dati, di costruzione, siamo passati poi alle ultime slide, che sono quelle che vanno a misurare il benessere nel Veneto, il benessere nelle aree metropolitane, dove troviamo una serie di dati che pongono il Veneto in una posizione ancora buona rispetto agli indicatori di benessere. Abbiamo una geografia del benessere che ci pone al secondo posto dopo il Trentino Alto Adige come metodologia generale. Però io vi inviterei tutti a non soffermarsi su questo dato qui, non è la graduatoria, lo ripeto, ma è come poter migliorare non soltanto la posizione del Veneto, ma anche quella della Calabria. Perché se cresce la Calabria è verosimile che cresca anche il Veneto. Se non cresce armonicamente questa struttura, ecco, questo è il messaggio che vorremmo trasmettervi da questo progetto, se non c'è una politica economica omogenea che garantisca una crescita diffusa, facciamo poca strada. Io mi fermo qui, se non prima aver indicato che sulle città metropolitane Venezia ha un po' da percorrere per arrivare ai livelli delle altre realtà. E questo pone probabilmente una pulce nell'orecchio all'assessore Rei, se non ce l'ha già, che probabilmente la città metropolitana deve essere pensata come area diffusa più estesa rispetto a quella della provincia di Venezia perché abbia una significatività. Dobbiamo anche far capire, e l'obiettivo del progetto è questo, che la città metropolitana non è una nuova struttura, ma è un'opportunità di sviluppo per questi territori. E questi indicatori dimostrano questo, lo dimostrano che l'analisi delle aree metropolitane più o meno diffuse porta a dei risultati positivi. Venezia è sesta, strada davanti ne abbiamo per migliorare, ma soprattutto ne abbiamo di strada davanti anche per accogliere ancora una volta i suggerimenti che il professor Sen vorrà dare a questo progetto, perché noi vogliamo avere mente aperta per il bene di questo territorio. Vi ringrazio. Tenete conto che il dettaglio dei risultati lo potete trovare disponibile anche sul sito della Camera di Commercio, potete avere tutti i materiali, i rapporti che, per chi volesse approfondire queste analisi che ovviamente sono state presentate molto succintamente. Do la parola immediatamente a Gennaro Novellati, segretario generale di Union Camere, altro capostarino di successo che ci racconta un'altra parte di questa storia. Sì, grazie al Rettore. L'Accademia, ovviamente come Union Camere, voi sapete che il piatto forte che noi offriamo sempre è quello del PIL e delle congiunture economiche. Allora, questo intervento vorrei cercare di vedere quali sono i rapporti fra quello che è appunto il, non solo PIL, il benessere, il capitale umano, la possibilità di generare PIL, perché una relazione c'è. Il problema è capire poi qual è di questi tre fattori, quello più importante. In questo senso il mio intervento, che sarà aiutato da alcune slide, vuole essere anche un po' introduttivo a quello che sarà l'intervento del professor Pezzani, che si concentrerà soprattutto sull'elemento del capitale sociale. Io voglio partire da alcuni dati di fatto che sono interessanti perché ci fanno parlare della nostra regione come di una regione
molto importante nel contesto europeo. Ecco, voglio anche dire che in futuro il nostro obiettivo sarà quello di fare dei paragoni, come già li facciamo sul PIL e su tanti altri temi, a livello europeo anche sul benessere. Ovviamente non è un lavoro facile, ma sarà una delle prossime tappe. Siamo in Europa e non possiamo guardare solo a fare un confronto all'interno del nostro paese, ma dobbiamo fare un confronto con le altre regioni europee. Quindi voi vedete che il Veneto ha presente, abbiamo visto, un grado di benessere molto elevato, di non solo PIL molto elevato, però bisogna anche ammettere che il PIL della nostra regione è un PIL di tutto rispetto nel panorama europeo. Come anche la dimensione, perché anche la dimensione è molto importante, e quindi vedete che si parla di una regione che comunque ha una dimensione grande nell'area dei 28 paesi dell'Unione Europea. Il Veneto è più grande come PIL di 10 paesi che fanno appunto parte dei 28 dell'Unione Europea. Quindi il caso anche di una regione come la nostra è un caso molto interessante da studiare, perché può facilitare un paragone addirittura con aree più grandi, ma anche aree che sono dei paesi all'interno dell'Unione. Ripeto sempre l'Unione Europea, perché abbiamo molte regole comuni, voi sapete il processo di integrazione come è andato avanti. Vediamo però la situazione, come sta andando verso il basso, purtroppo, in questa situazione appunto in cui il Veneto rispetto al 2007 ha perso 10,5 punti di PIL. E questo è il dato non preoccupante, che d'altra parte tutti noi conosciamo, e che per noi può essere interessante capire nel futuro come questo dato, se non si dovesse rimediare, come questo dato va a influenzare poi i dati elaborati sul benessere. Sappiamo che abbiamo molte inefficienze, infatti, e queste non le possiamo nascondere. Le abbiamo a livello di paese, le abbiamo a volte anche a livello di regione. Il debito pubblico, che è il grande fardello che ci portiamo avanti, che ahimè non diminuisce ma tende ad aumentare, il costo del credito e quindi i problemi che ci sono riferiti alle imprese ma anche alle famiglie, il peso del fisco, una pubblica amministrazione molto costosa porta anche ad un aumento del fisco e quindi ad una diminuzione della competitività del sistema economico, che ha quindi degli effetti negativi sulla ricchezza, sull'occupazione. L'occupazione, abbiamo visto, è uno degli elementi del non solo PIL. Ovviamente anche l'energia, che costa molto di più che tanti altri paesi anche dell'Unione Europea, aumenta quindi, cioè diminuisce quindi la produttività. La burocrazia, abbiamo detto, la complicazione burocratica che affanna tutti, e questo anche si riverbera poi sulla difficoltà di esportare i beni. Nonostante questo l'Italia è più brava di un grande paese come la Francia, però c'è la difficoltà, la burocrazia non aiuta. E bassa qualità poi di infrastrutture di tutti i tipi, e poi, voi sapete, la piaga della corruzione. Sulla pressione fiscale vado molto veloce, ma voi sapete che se noi consideriamo il PIL non solo per il dato ufficiale ma il dato reale, quindi non aumentato fittiziamente di quel circa 20% che considera anche l'economia sommersa, ebbene ne sappiamo che al netto dell'economia sommersa la nostra pressione fiscale arriva al 55%. Lo stesso problema è connesso quindi con la spesa pubblica. Voi vedete anche come essa è sbilanciata fra livello centrale e livello periferico, come cioè, anche se oggi sono sul banco degli imputati, gli enti locali sappiano gestire meglio la spesa pubblica degli enti centrali, e questo viene dato da questo dato, ma da moltissimi altri dati. Questo la dice anche lunga sul sistema di governance, non solo dell'Italia, ma anche dell'Italia all'interno dell'Europa, tema molto delicato. Vediamo anche tutti gli squilibri che vedremo anche dopo, perché il caso Italia poi è secondo noi interessantissimo anche come caso per l'Europa, perché noi al nostro interno abbiamo dei dislivelli fortissimi fra regioni e regioni. Potremmo averli anche fra macro regioni, ma fra regioni e regioni. Ecco, vedete per esempio che il Veneto, con soprattutto la Lombardia, si distinguono per una spesa pubblica molto bassa rispetto al PIL generato. Questi dati sono importanti per le ultime tabelle che vi facciamo vedere, perché sono poi collegate appunto al discorso del benessere. Quindi anche questi aspetti, una pubblica amministrazione più efficiente che costa di meno rispetto al PIL, possono influenzare.
Una spesa pubblica, ritorniamo sempre su questo aspetto perché ci siamo preoccupati su come la spesa pubblica possa anche in futuro toccare la vita di tutti noi, la vita delle imprese ma anche delle famiglie e dei singoli, è una spesa che tende a non responsabilizzare. La materia del federalismo fiscale, voi sapete, è stata cancellata e il federalismo fiscale voleva dire non tanto autonomia ma responsabilità di spesa, collegamento fra il momento della raccolta del denaro delle tasse e il momento della spesa. Non premia, perché gli enti che sanno meglio spendere non sono premiati, quindi non si valutano nemmeno gli effetti, questo l'abbiamo anche approfondito nei gruppi di lavoro della Bocconi, non si valutano neanche gli effetti della spesa pubblica, e questo è un elemento che distingue il nostro paese rispetto in negativo rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo un problema di evasione, un problema di evasione che però molti dicono anche in alcuni ministeri, il dramma dell'Italia è lavorare per medie. Effettivamente noi dobbiamo guardare invece le differenziazioni, non guardare la media del paese, perché appunto sappiamo che in date agenzia delle entrate abbiamo questa tabella interessante che ci la rapportiamo a quelle che vediamo per arrivare alla fine del mio intervento. Il livello di evasione è molto diverso, quello del nord Italia è più un livello europeo, e me l'evasione esiste dappertutto, mentre invece in alcune aree del paese, soprattutto quelle dove c'è criminalità organizzata, ed ecco il punto finale sul quale volevo fare una riflessione, aumenta in maniera esponenziale. Criminalità organizzata è il fatto che ci ha portato anche noi a fare un accordo con Union Camere, come Camera di Commercio, con l'associazione Libera, Libera dalle Mafie, in quanto voi sapete che questo tema sta diventando talmente importante anche a livello della nostra regione che le Camere di Commercio stanno aprendo degli sportelli per aiutare le imprese che vengono in qualche maniera toccate o minacciate dalla criminalità. Ebbene, dove c'è alta criminalità organizzata, ecco che il PIL diminuisce, ma con esso diminuisce anche il benessere. E questa correlazione ci porta a essere anche un caso interessante a livello europeo, perché una forma di criminalità organizzata come la nostra, nei paesi, negli altri 27 paesi, non esiste. Da noi è particolarmente forte, quindi ci porta anche a fare degli studi interessanti, come voi vedete. Allora adesso arriviamo alla fine, per fare un po' la sintesi di questo che stiamo dicendo, l'importanza del capitale sociale inteso come senso civico, fra l'altro anche come pagamento delle stesse tasse, che sono un aspetto fondamentale se c'è o non c'è il senso civico. Ecco, voi vedete, la freccia va nella direzione valore aggiunto verso i donatori di sangue, quindi valore aggiunto, capacità di produrre, capacità di stare bene, però giustamente mi osservava il professor Pezzani, forse la freccia deve andare nell'altra direzione, perché la volontà di donare sangue fa parte di quel senso civico di pensare anche agli altri, che crea poi dopo benessere all'interno di un sistema. Quindi chi è il primo? Il primo l'uovo o la gallina? Ma in questo caso forse invece è più il capitale sociale, il senso civico, che può generare il valore aggiunto. Gli antidoti, beh, questo proprio per chiudere velocemente, le potete immaginare anche tutti voi quali sono gli antidoti di una situazione di questo tipo. Sono quelli che vedete scritti qui, sono degli antidoti che riguardano sia la nostra pubblica amministrazione, sia le tasse, i debiti verso le imprese da parte della pubblica amministrazione, però anche noi lo sottolineiamo sempre, su questo noi stiamo lavorando molto con Camere di Commercio, Regione ed Università di Venezia, la responsabilità sociale di impresa. L'etica di impresa è qualcosa sulla quale noi stiamo investendo, noi vogliamo investire anche in futuro, perché siccome siamo ottimisti, noi vogliamo puntare tantissimo che le nostre imprese che hanno una funzione sociale la possono veramente avere se in esse c'è appunto questa etica di impresa, questa responsabilità sociale che tiene conto anche del fatto non solo di produrre, ma di produrre in maniera positiva per la società, per l'ambiente nel quale le imprese sono posizionate. Lascio adesso la parola al professor Pezzani. Grazie per la tua presentazione, solo due parole di introduzione al professor Pezzani che merita ovviamente di essere presentato, perché i suoi studi, soprattutto sui legami tra etica ed economia, sul ruolo del capitale sociale, sono studi molto importanti. È uscito da poco un libro, lo presento io perché tanto lui non lo farà, è tutta un'altra storia, questo è il libro che ha scritto, e viene dalla Bocconi, il nostro principale concorrente, quindi non avremmo dovuto invitarlo, ma in realtà non è così, perché con Bocconi, in realtà
riallaccio a quello che diceva un istante fa Gianangelo, abbiamo avviato l'anno scorso un master in gestione etica d'impresa, quindi esattamente su questi temi lo facciamo assieme. La settimana scorsa abbiamo fatto assieme un bel convegno su Public Private Partnership, sugli investimenti, in particolare sugli investimenti in innovazione sociale. E quindi su questi temi abbiamo sviluppato una collaborazione tra le due principali istituzioni in campo universitario, legate al management dell'economia, che ritengo particolarmente fruttuosa. Quindi mi fa piacere che sia qui oggi e glielo racconto. Grazie professor Carrara, per tranquillizzarlo. Le dico subito che io insegno in Bocconi, ma non sono un bocconiano. E quindi diciamo una cosa è importante. Poi il libro che ho scritto 3 anni fa è La competizione collaborativa, e quindi la mia idea è che la massimizzazione del risultato personale non coincide mai con l'ottimo di sistema. Due considerazioni sulle l'amico Bellati. Allora, una buona società condizione per una buona economia, o una buona economia condizione per una buona società? Debito pubblico, al di là di tutto, negli ultimi 2 anni, nonostante tutte le restrizioni, che è cresciuto del 20%. Al 2011 ci dicevano più aumenta il debito, più aumenta lo spread, più aumenta gli interessi. Oggi ci dicono più aumenta il debito, più cresce lo spread, più diminuiscono gli interessi. È vero uno, è vero l'altro. E nemmeno il secondo principio della logica aristotelica, che è il principio di non contraddizione, non puoi essere né A né B. Però io ringrazio innanzitutto gli amici dell'Union Camere del Veneto e di Venezia e gli amici dell'ADPD, con i quali ho diciamo strette frequentazioni, per una iniziativa che rappresenta un loro percorso di lavoro e di pensiero lungimirante, e soprattutto per la importante occasione offerta dalla presenza del professor Amartya Sen, il cui pensiero da anni ci spinge a riflettere sul contesto socioculturale in cui viviamo, per provare a interrogarci sul senso della vita dell'uomo, inteso come persona integrale, e sul suo ruolo nella società. Così per il professor Sen, termini come giustizia, etica, morale, libertà, uguaglianza, diventano fondamentali per ricostruire un equilibrio sociale ed economico che sia rispettoso della dignità dell'uomo. In questo senso, oltre il PIL, significa andare oltre un modello culturale, che è stato assunto per troppo tempo in modo dogmatico, ma oggi non sembra in grado di rispondere ai tanti dubbi che abbiamo sul senso della felicità dell'uomo e sulla società giusta, ma sembra che sia un modello difficile da scalzare. D'altro canto Einstein diceva che tutte le nuove idee nascono come residui e finiscono sempre come dogmi. In questo senso l'oltre significa guardarsi sia la crisi del nostro tempo, sia da attribuirsi a un non corretto funzionamento dei mercati, e quindi sostanzialmente una critica tecnico-meccanicistico, oppure possa dipendere da un modello socioculturale arrivato alla fine. Allora in questo caso la crisi dovrebbe essere morale, culturale, diciamo in senso più ampio, antropologico, antropos e logos, cioè che ci sia una coerenza fra cultura e società. In questo secondo caso le radici della crisi vanno ricercate nel tempo, dietro nella storia, per cercare di capire come il modello culturale sia arrivato ad oggi, e soprattutto del pensiero. Non a caso il titolo, la storia, economia, filosofia, oggi la prevalente cultura razionale però guarda solo al futuro come garanzia di successo, e si dimentica la storia, e si dimentica la visione degli errori commessi, e viene meno il principio di prudenza e la previdenza, che è il frutto della memoria. Il pensiero unico prevalente oggi uccide il pensiero creativo, che è quello che porta avanti le società. Il professor Sen cita spesso il lavoro di Adam Smith, La teoria dei sentimenti morali, scritto nel 1759 prima della Ricchezza delle Nazioni. Nel 1767 Adam Smith lo rivedrà nella tarda età prima di morire, e la lettura di questo libro è fondamentale per capire il pensiero e la sua contestualizzazione storica. Il Settecento in cui vive Adam Smith fu un secolo rivoluzionario dal punto di vista culturale, e venne preparato dal secolo precedente, in cui il processo a Galileo e Newton sostanzialmente separarono quello che sino allora era l'inscindibile unità fra scienza e religione. Smith il secolo di Smith è il secolo dell'illuminismo, in cui il pensiero speculativo affermerà la libertà dell'uomo nella sua autorealizzazione,
il ruolo della ragione e il principio di razionalità, non assoluto, ma sottomesso a un ordine morale superiore. Alla fine di quel secolo Kant scriverà la critica della ragion pura e preparerà l'avvento dell'idealismo tedesco di Hegel, di Fichte e di Schelling. E in quel secolo si chiuderà con le rivoluzioni americane e francesi e con le dichiarazioni universali dei diritti universali dell'uomo, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, anche la felicità, ma dopo gli altri due. E sembra sempre che la virtù sia figlia della paura, come diceva Eschimo, sembra che l'uomo non sia in grado di diventare saggio se non dopo il dolore. Progressivamente però la cultura razionale e delle scienze esatte ha preso il sopravvento. E per dirla con Pascal, l'esprit de géométrie ha prevalso sull'esprit de finesse e le ragioni del cuore sono sempre state ben ascoltate dalla ragione. Così progressivamente il principio di simpatia che aveva caratterizzato Smith, che condivideva con Hume il principio di simpatia, cioè come regolatore delle relazioni umane, che deriva dal greco simpatia, cioè immedesimarsi nei bisogni degli altri, in cui si afferma il libero arbitrio, ma le scelte individuali, pur perseguendo l'interesse personale, devono sempre sottostare all'interesse collettivo. Era ben chiaro per Smith che i limiti morali erano insuperabili e che l'equilibrio sociale dovesse essere realizzato intermediando l'altruismo e l'egoismo che definiscono la coscienza morale. La verità quindi a un certo punto è diventata solo ciò che si vede, si tocca e si misura, e le scienze positive che interpretano la verità diventano esse stesse verità incontrovertibili e dal sapere strumentale assumono lo statuto di un sapere morale a cui noi oggi rivolgiamo le domande che una volta rivolgevamo alla religione, alla filosofia e alla mitologia. L'economia segue quel destino e da scienza sociale e morale acquisisce la natura di scienza positiva. Così come ammoniva Fonari nel discorso di accettazione del Nove nel 1974, si sarebbe corso il rischio di studiarla solo su ciò che misurava e in questo modo sarebbe diventata la via che detta all'uomo. Sostanzialmente si afferma il principio che più migliora l'economia, più migliora la società. Insomma, non si guadagna per vivere, ma si vive per guadagnare. E quindi scambiamo i fini come i mezzi, come già Aristotele nel secondo libro della politica aveva ammonito con la crematistica. E citando il Remida, che dice l'avidità dell'uomo lo renderebbe inquieto anche in paradiso. Quando il fine diventa la massimizzazione dell'interesse individuale, il liberismo, assunto come fine non come mezzo, cioè esattamente l'opposto di Adam Smith, afferma la legge del più forte, la normalizzazione dei comportamenti illeciti e un individualismo conflittuale senza fine. Abbiamo i danni collaterali. I danni collaterali alla realizzazione del fine, subordinati al fine, sono la disuguaglianza, la disoccupazione, la povertà, il degrado morale e l'ingiustizia. Guardatevi dai falsi profeti, li riconoscerete dai loro frutti, dice Fragile del Salvatore. Purtroppo nelle società umane non esistono chiare indicazioni dei limiti oltre i quali i danni collaterali diventano danni primari, specie se si perde la capacità di sentire del cuore. Oltre il PIL quindi è una sfida culturale e sociale per provare a riportare l'uomo e la società al nostro agendo dei nostri interessi e per sostituire il bello omnium contra omnium con il termine antico latino di societas. Grazie professor Sen, grazie del suo pensiero, grazie del suo tempo e della sua amicizia. Speriamo, con il suo aiuto, di essere in grado di affrontare la vera sfida del nostro tempo e che in mezzo a questa confusione di incertezza si possa tornare a vedere il futuro con verdi speranze e con la luce del mattino negli occhi. Grazie.